ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come potete leggere dal titolo qua sotto, sono qua per farvi il book haul del mese di marzo 2017. Piccola premessa, quello che vedrete oggi sarà una prima parte di un lungo haul che verrà fuori, perché marzo è stato un mese un po' troppo ricco di roba. Ho recuperato praticamente 3 mesi di fumetti, poi c'è stata Anna, è scesa per 10 giorni. E praticamente in 10 giorni abbiamo fatto più danni che in un mese intero. Infatti qua a fianco a me, voi non li vedete tutti, ma ho 3 pile di libri, che sono quelli che vedrete oggi. Poi nella seconda parte, che magari uscirà fra qualche giorno, tutti i manga, fumetti, graphic novel, eccetera eccetera, che sono qua davanti a me divisi in 4 pile. Quindi potete benissimo rendervi conto di come io sia ridotta questo mese. Ad aprile devo darmi una calmata. Direi quindi di partire, vi presenterò qua i libri e poi nel momento in cui uscirà la seconda parte con i fumetti la troverete comunque linkata a fianco a me nelle schede, o comunque nel caso vedete quando sarà online sul canale. Nel caso non vogliate perdervelo, vi consiglio di cliccare sulla campanella che trovate nella home del canale, così da non perdervi nessun video. Parto subito col mostrarvi l'unico arrivo da parte di un editore, anche in questo caso arriva come per il mese scorso da Cliché Edizioni, un libro di Lewis Carroll, La caccia allo snark. È un libricino molto breve che racchiude questo racconto di Carroll. L'edizione è fatta davvero molto bene, perché abbiamo anche il testo in lingua originale a fronte. Il prezzo di copertina è di 8 euro. Non vedo assolutamente l'ora di leggerlo e poi di parlarvene. Sapete che io amo il mondo di Alice, lo stile di scrittura di Lewis Carroll, quindi vedo anche l'ora di parlarvi di questo qui, che si prevede essere davvero un racconto molto esilarante nel suo tipico, ecco, sense comico all'inglese che abbiamo anche in Alice, quindi ve ne parlerò poi presto. Prima di passare a quelli che sono i libri che ho acquistato io, vorrei farvi vedere alcuni libri che ho ereditato da Anna, quindi comunque mi sono stati regalati da Anna, perché ho spulciato nelle sue sporte i libri che volevo portare al libraccio e ho raccattato qualcosina, più un libricino che ci ha regalato Giuggiola, la nostra Giuggiolina, quando è venuta a Ferrara martedì della scorsa settimana. Faccio prima vedere quelli che ho preso da Anna. Sono in totale esattamente 6 libri, 6 libri che avevo nella mia wishlist da tanti tempo e sono davvero molto contenta di essere riuscita ad arraffarli. Il primo è Winter Girls di Laurie L.C. Anderson della Giunti, che volevo assolutamente recuperare da davvero tantissimo tempo. È un libro di cui ho sentito parlare sempre benissimo, un libro che sembra non essere proprio semplicissimo da affrontare e non vedo l'ora di leggerlo perché sono davvero molto molto curiosa. Altro libro che devo recuperare da tantissimo tempo è Il Dardo e la Rosa di Jacqueline Carey, che anche questo non vedo l'ora di trovare da qualche parte o comunque recuperare, magari usato eccetera eccetera. Allora, fatto da Anna, è edito dalla Tea per un prezzo di 12 euro. È un mattonazzo e anche questo non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, perché neanche di questo ho sentito parlare sempre e solo benissimo. Una trilogia in un unico libro, edito da Newton Compton, di Scott Westerfield, I diari della mezzanotte. In questo libro ci sono tutti, quindi L'ora segreta, Dentro le tenebre e Cacciatori della notte, una saga che mi ha sempre molto incuriosita, che volevo davvero recuperare da tantissimo tempo e non vedo l'ora di leggerla. So che di Scott Westerfield si sente parlare tantissimo anche della saga di Beauty, quindi brutti, belli, roba del genere, non mi ricordo esattamente loro, per perfetti, una cosa del genere, e anche di quella sento parlare sempre benissimo, ma anche di questa qua, quindi affronterò questa, poi magari proverò a recuperare anche l'altra saga. Sono davvero molto curiosa, vedremo, insomma, sono molto molto curiosa, quante volte l'ho già detto, e direi di passare al prossimo libro. Sempre da Annina ho recuperato questo libro su Maria Antonietta, I segreti di una regina, di Juliet Gray, il nuovo romanzo dopo il successo di Diario proibito di Maria Antonietta. Io so che esiste un libro che racchiude tutti e 3 i libri di questa autrice su Maria Antonietta, in realtà non so se fa parte, se sono una saga o se comunque si possono leggere anche l'uno staccato dall'altro, nel caso comunque li leggerò uno staccato dall'altro. Sono molto curiosa perché Maria Antonietta, nonostante sia una figura molto controversa, io la amo e la odio, è comunque un personaggio che mi piace molto a carattere storico e all'interno ovviamente della corte di Francia, quindi anche questo non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Poi la copertina è un qualcosa di spettacolare, davvero bellissima, e anche il libro sono molto curiosa di leggerlo. Gli ultimi 2 libri sono il primo e il secondo di una trilogia, Anna non aveva il terzo, però comunque dovrei averlo da qualche parte in ebook sul Kindle, mi pare di ricordare di averlo preso, e sono la saga di Ellie Condy, di Maced e di Crossed, ma anche il terzo che non mi ricordo come si chiama, ma vabbè, dettagli. È una saga che mi ha sempre tanto incuriosita, la puntavo davvero da tantissimi anni, nonostante ultimamente stia un po' abbandonando quelle che sono le saghe, soprattutto
soprattutto se sono magari in corso o comunque non mi hanno fatto impazzire sin da subito. Però questa qua l'ha puntata davvero tantissimo tempo, quindi ne ho approfittato prendendo i libri da Anna e spero ecco di riuscire a leggerla presto, perché mi intrippa davvero moltissimo, è molto particolare, è un po' quelle saghe distopiche che a me piacciono molto. Vedremo, quando li avrò letti ovviamente vi farò sapere. Questi sono editi dalla Fazzi nella vecchia edizione Lane, quella che c'era prima della Line Ya, al prezzo di 14,90€ il secondo e 9,90€ il primo. Quando Giugiolina è venuta a trovarci a Ferrara, innanzitutto ha portato questo regalino a me e Anna, che conteneva due segnalibri, tre segnalibri davvero molto molto carini. Uno è quello della libreria Acqua Alta di Venezia, questo con il ponte di Sospiri di Venezia e questo con il ponte di Rialto di Venezia. Sono bellissimi, andranno dentro quella ciotola azzurra a far compagnia a tutti gli altri, quindi grazie ancora Giuliettina. E poi ci ha regalato un libricino che ha preso anche lei, l'ha regalato anche a noi, lasciandoci pure una bella dedica in fondo, in tipo tanti cuoricini per questa dedica. È questo libricino che si chiama Le mille lire scritte, come adesso abbiamo tipo gli euferismi, se volessimo chiamarli così, le frasi che troviamo su Facebook, Twitter eccetera eccetera. Queste racchiude quelle che sono alcune delle frasi più belle che sono state trovate scritte sopra le mille lire. Ce ne sono davvero di esilaranti, ne avevo lette qualcuna mentre eravamo sedute a prendere un tè in piazza Ferrara al pomeriggio. È fantastico, fa sbillicare da ridere in certi momenti e ogni tanto mi piace aprirlo, leggerne una a caso e farmi due ghigni, perché è troppo troppo carino. Quindi Giugiolina, grazie ancora per queste tre bellissime cose e vieni a trovarci presto, oppure veniamo noi a Padova, no problem. Bene, passiamo a tutto il resto, che sono tutti i libri che ho acquistato. Vi faccio prima vedere gli unici due che ho preso della collana 2000 che è uscita in edicola, che sta uscendo in edicola con l'Espresso. I due che ho preso per il mese di marzo sono Istanbul di Pamuk e Le correzioni di Jonathan Franzen, due libri che puntavo anche questi da tanto, come era successo per quello che ho preso il mese scorso. Sono rispettivamente il 7 e l'8 e costano come sempre 9,90€, escluso il prezzo del quotidiano. Non vedo l'ora di leggere e affrontare anche questi, sono molto curiosa e mi incuriosiscono da tanto tempo. Ovviamente non vi posso dire nulla perché non li ho letti, ma ne ho sempre comunque sentito parlare benissimo. Anzi, se uno di voi li ha letti, fatemi sapere qua sotto come li avete trovati, ma questo vale per qualsiasi libro vi mostrerò in questa prima parte di haul. Ho fatto uno scambio con una ragazza che mi segue anche sul canale, che ringrazio calorosamente ancora tantissimo per avermi finalmente portata a recuperare questo libro. Se vi ricordate, il mese scorso vi ho mostrato Lulu della Cura di Isabella Santa Croce e grazie a lei sono riuscita a recuperare anche Amorino, così ho tutta la trilogia e posso finalmente decidermi anche a iniziare a leggerla. Come detto, ogni libro ha un editore diverso, infatti questo è edito dalla Bompiani per un prezzo di copertina di 17,50€. Questo dei tre è l'unico che si trova ancora a catalogo, lo trovate sul libraccio anche nuovo su Amazon eccetera eccetera. Questo riprende il Purgatorio, cioè si rifà il Purgatorio, e ora sono davvero molto molto curiosa perché sono davvero molto diversi l'uno dall'altro, ma come vi ho già accennato credo proprio che partirò da Lulu della Croix, perché quello forse è un pochino più nelle mie corde. Poi passerò a questo e l'ultimo, Vuoi 18, credo che lo terrò proprio per ultimo perché è il più complicato dei tre da quello che so. Anzi, se voi li avete letti tutti e tre, fatemi sapere qua sotto secondo voi quale potrebbe essere, ecco, l'ordine giusto, l'ordine che avete usato voi per affrontare questi tre libri. Tornando alla giornata passata con Giulia e Anna a Ferrara, siamo andate ovviamente al libraccio. Ora qua vi farò vedere un libro solo, però abbiamo preso anche delle altre cose. In particolare io ho preso due graphic novel e un DVD, a parte questo, ma li vedrete poi in un prossimo video. E il libro, questo qua, praticamente ci ha obbligato Anna a prenderlo. È un libro che le è piaciuto moltissimo, ma che ho visto comunque su BookTube Italia essere molto piaciuto a chi l'ha letto, quindi comunque già mi aveva un po' incuriosito. Però Anna ha talmente tanto insistito che io mi fido assolutamente dei suoi pareri, dei suoi gusti, perché abbiamo gusti comunque molto simili a lei, tranne quando si parla di Peter Pan, ma va bene, dettagli. E ho preso di Andrew Davison Gargoyle, questo qua l'ho preso usato al libraccio al prezzo di 10€, edito da Mondadori nell'edizione comunque cartonata. La trama mi intrippa, devo essere sincera, la copertina è bellissima, ma come ho detto ne ho sentito comunque parlare tantissimo e sempre molto bene, quindi una volta che l'avrò letto, magari non sarà subito, non so esattamente quando, vi farò comunque sapere come l'ho trovato, perché sono curiosa e come ho detto mi fido anche dei pareri di Anna, perché abbiamo comunque gusti molto simili, quindi vi farò poi sapere una volta che l'avrò letto, ma sono molto curiosa, vedremo insomma. Prima di
voglio farvi vedere gli ultimi quattro libri, che sono per di più i libri che ho preso oggi assieme ad Anna stamattina dal libraccio, perché io sono andata a portare dentro dei libri al libraccio, lei aveva un buono da 40 euro, due buoni da 20 euro da spendere, quindi siamo tornate a spendere soldi. Vi faccio vedere due libri che ho preso su Amazon in due ordini diversi. Il primo l'avete visto anche nell'unboxing che ho fatto su Instagram quando ancora non avevo la wifi. Comunque ho preso 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness, illustrato ovviamente da Jim Kay, che è lo stesso illustratore dei libri di Harry Potter, che sono wow, che io adoro il suo disegno, sono bellissimo, dettagli. Questo l'ho pagato 10 euro, edito da Oscar Mondadori per la categoria ovviamente Junior. Sono molto curiosa di leggerlo perché a breve uscirà il film, in realtà l'ho già recuperato, subato in inglese, quindi magari appena lo leggerò mi guarderò quello e conto di leggerlo proprio nel mese di aprile. È una delle letture che mi sono, ecco, diciamo, imposta, se riesco, di fare durante il mese in arrivo. Vi farò poi sapere, praticamente l'hanno amato tutti, non c'è una persona che non ha letto che ho sentito averlo sdegnato. È lei, me lo spammazza sempre finché può, sotto anche Erika di Dario Bibliofire lo spammazza ovunque. È un libro che comunque hanno apprezzato in tanti, io ancora dovevo approcciarmici e finalmente lo farò. L'altro libro invece che ho preso, che è arrivato proprio oggi con il Corriere da Amazon, è Cerchi Infiniti, Viaggio in Giappone di Chess Notboom, non so come si pronunci il nome dell'autore, ed è edito da Iperborea. È un libro che mi aveva incuriosito sin da quando mi era arrivata la cartella stampa. Il prezzo di copertina è di 15 euro e effettivamente hanno dei prezzi un po' altini i libri di Iperborea, però sono anche libri molto particolari che prendono in analisi anche zone letterarie diverse, che comunque mi hanno sempre molto incuriosito. Praticamente questo è un viaggio dell'autore che ci narra un po' il suo viaggio in Giappone, eccetera eccetera. Sono davvero molto molto curiosa perché si parla di cultura, di letteratura, di tutto quello che riguarda il Giappone, che io amo il Giappone in generale, nel suo bene, nel suo male, e questo spero di riuscire a leggerlo davvero molto molto presto perché sono davvero molto molto curiosa. E poi la copertina è veramente bellissima perché con queste gru ricorda un po' il quadro di Hokusai della grande onda delle vedute del Monte Fuji. Mi piace davvero moltissimo e sono davvero molto curiosa di leggere questo libro perché so che lo sottolineerò parecchio e si presuppone essere una lettura davvero molto molto interessante. Come vi ho accennato prima, oggi siamo tornate al libraccio e Anna e ho dato dentro dei libri, ho fatto su ben 22 euro, ho dato dentro praticamente 11 libri o 2 euro a libro, mi sono fatta su 22 euro. Con quei 22 euro poi ho aggiunto degli altri soldi perché sennò non ce l'avrei fatta, sono riuscita a portarmi a casa questi 4 libroni qua. Allora, il primo che vi faccio vedere è l'unico libro usato che ho preso, ma è un libro che appunto tutte le volte che ci vado lo guardo sempre. Alla fine oggi mi sono decisa e l'ho preso, da prenderlo anche Anna, ma alla fine ha cambiato idea, l'ha cambiato con un altro libro al 50%, quindi a 8,50 euro anziché 17. Ho preso Le creature selvagge di Dave Eggers nella collana Strade blu della Mondadori. È un libro che vi giuro mi ha sempre tanto incuriosita. So che esiste anche il film che è Viaggio nel mondo delle creature selvagge, una cosa del genere, insomma, e sono davvero molto molto curiosa. Vi farò sapere perché il film non l'ho mai visto, però anche quello mi ha sempre molto incuriosito, quindi boh, vedremo, una volta che l'avrò letto vi dirò. Vicino alla cassa c'era il ripiano con tutti i libri della casa editrice La Nave di Teseo, una casa editrice comunque ha un catalogo che mi ha sempre molto incuriosita da quando è uscito, un bel catalogo che mi incuriosisce particolarmente, e fra tutti i libri che erano esposti mi ha colpita, ha tirato la mia attenzione questo qua che si chiama Yoro di Marina Perezawa. Non so di che paese sia, oddio, io le mie pronunce assurde, è una scrittrice spagnola. Questo qui è un libro che parte parlando un attimo di 6 agosto 45 Little Boy Hiroshima, quindi bomba atomica, ma andrà poi a svilupparsi in tutta, da quello che ho capito dalla trama, una ricerca di se stesso, un viaggio alla scoperta di se stesso, del proprio corpo, della sofferenza, della riparazione, eccetera eccetera. Sembra davvero molto molto interessante, un libro per niente semplice, ma a me questi libri qua piacciono davvero moltissimo. Poi, se avete notato un po', sto anche un po' avvicinandomi di più a libri un po' più, fra virgolette, seri, ma anche se io sono una che ha letto sempre tutto da quando era piccola, quindi non si pone assolutamente problemi. Però dire la verità che appena ho visto questo libro sono davvero rimasta altamente incuriosita e colpita, ma anche solo già dalla copertina, che non ha niente di che tranne che questa copertina totalmente rossa e questa bambina giapponese che scappa con questo
urlo sul viso, non lo so, mi ha colpito tantissimo. E poi la trama, ho detto ok, tu vieni a casa con me. Il prezzo di copertina è esattamente di 19 euro, quindi comunque anche un libro piuttosto costoso, ma sono molto curiosa, punto di leggerlo presto, giuro. Questo qua proprio mi incuriosisce talmente tanto che se non sarà ad aprile, magari a maggio o comunque quest'estate, comunque rimarrebbe anche in tema con Hiroshima, insomma, ad agosto, cose del genere. Quindi boh, punto di leggerlo davvero entro l'anno, perché proprio sono curiosissima. E poi ne ho approfittato, visto che avevo fatto su 22 euro, per recuperare due libri che fanno parte della collana deluxe della Bonpiani, che voi sapete io amo follemente, di cui al momento possiedo solamente Alice, ma appunto davvero ad averli tutti, perché sono uno più bello dell'altro. Inizialmente volevo portarmi a casa Le Mille e Una Notte, però Le Mille e Una Notte costa 20 euro rispetto agli altri, comunque bene o male costano quasi tutti sui 16 euro. Quindi puntandone due da 16 euro ne ho portati a casa due. Allora, il primo che ho preso è stato La Regina delle Nevi e altri racconti di Hans Christian Andersen. Ora, la bellezza di questa copertina, parliamone, e le illustrazioni all'interno, parliamone. Questi libri sono uno più bello dell'altro. Io li voglio tutti, in particolare adesso sto assolutamente puntando i tre della Divina Commedia, Le Mille e Una Notte, ma in realtà li sto puntando tutti. Però vabbè, intanto ho preso questo qui, che spero davvero di leggere presto, ma mi sa tanto d'inverno, quindi me lo terrò magari per quest'inverno. E poi l'ultimo, anche questo ce l'avevo nella mia wishlist assieme ad Alice da tantissimo tempo, e anche qua stiamo parlando di uno dei miei libri preferiti, ve l'ho anche accennato prima quando dicevo che eravamo in disaccordo io e Anna con Peter Pan. Ho preso anche Peter Pan, anche questo l'ho pagato 16 euro, anche questo qui illustrato è qualcosa di assolutamente spettacolare. Inizialmente avevo solo Alice e questo nella mia wishlist, poi li ho visti tutti e ci sono finiti tutti quanti. E così posso finalmente strigarmi l'edizione dell'unità che mi diede mia zia anni fa, e avere un'edizione migliore, più bella, e che credo rileggerò, anche se tipo è un libro Peter Pan che conosco pienamente a memoria. L'ho letto anche in inglese quando stavo in quinta superiore, proprio l'ho letto in tutte le sue salse, e quindi se ci piace, sono bellissimi. Sono stupendi, sono uno più bello dell'altro. Ok ragazzi, questa è la prima parte dell'haul. Questi sono tutti i libri che sono entrati in casa mia. Fatemi sapere, come ho detto anche prima, se avete letto qualcosa, se vi incuriosisce qualcosa in più magari rispetto a qualcos'altro. E noi ci vediamo poi nei prossimi giorni con la seconda parte, con tutti i manga, fumetti, graphic novel, comics, eccetera eccetera, che sono entrati e DVD, almeno quelli che prendo fino a oggi. Poi domani dovrei prendere un altro, ma entrerà nel prossimo. Comunque, che sono comunque entrati in casa mia durante il mese di marzo, e la roba è veramente tanta. Mando un bacione a tutti quanti voi, vi ricordo che qua sotto trovate tutti quanti i miei link utili e anche tutti i link d'affiliato ad Amazon dei vari titoli che ho citato, se volete qualche informazione in più, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!